Salve a tutti, illustratori e illustratrici o semplici appassionati. Oggi disegneremo una mela con il programma di Inkscape. Allora, per prima cosa, selezioniamo lo strumento ellisse, selezioniamo il colore rosso, facciamo prima un cerchio, anzi un'ellisse verticale. Dopodiché, con lo strumento seleziona, lo selezioniamo, spostiamo un po', tasto destro del mouse, facciamo, anzi prima, clicchiamo un'altra volta sul cerchio, lo ruotiamo un po', casomai lo stringiamo anche un pochino. Poi, successivamente, tasto destro, duplica. Poi, andando qua in alto, riflettiamo l'immagine copiata. Poi, premendo il tasto Ctrl e tenendo premuto col tasto sinistro, spostiamo. Ecco qua. Poi selezioniamo tutti e due i livelli tenendo premuto il tasto Shift. Poi andando sopra su tracciato, alla prima voce facciamo unione, così da creare un unico, i due livelli si fondono, creando un'unica immagine. Ok, la centriamo, la ingrandiamo un pochino. Ecco qua. Poi, successivamente, prendiamo lo strumento Crea Forme. Anzi, eccolo qua, strumento sempre ellisse sotto. Selezioniamo il colore bianco. Ecco qua. Ok, zoomiamo un po'. Lo mettiamo vicino al bordo. Poi andando sotto lo strumento di selezione troviamo strumento nodo. Ecco qua. Anzi, selezioniamo prima l'immagine, facciamo tracciato. Da oggetto a tracciato, così che quando andiamo su un'altra volta sullo strumento nodo, ci crea dei punti. Selezioniamo questi due e li trasciniamo così da modificare l'immagine. Ecco qua. Allunghiamo un po' qua. Poi con le maniglie qua stringiamo così da creare il primo riflesso sulla mela. Ecco qua. Poi con lo strumento gradiente sotto la lettera testo, selezioniamo gradiente. Questo serve per fare la sfumatura. Clicchiamo col tasto sinistro e teniamo premuto. Ok, ecco qua.
cerchiamo un altro alto strumento, seleziona. Creiamo un altro cerchio. Lo spostiamo. Anzi, prima prendiamo questo, selezioniamo il primo ovale, poi andando qua possiamo anche modificare l'opacità. Facciamo un po' più a un 70%, più a un 75%. Riselezioniamo il primo cerchio. Il secondo cerchio, voglio dire. Lo spostiamo. Facciamo da oggetto a tracciato. Selezioniamo strumento nodo, così da poterlo modificare. Per fare lo zoom, basta pigiare il tasto CTRL e poi muovere la rotellina del mouse. Ecco qua. Modifichiamo la forma. Modifichiamo anche la maniglia. Ecco qua. Casomai è un po' più sottile qua. Ecco qua. Poi successivamente prendiamo lo strumento penna. Poi andiamo qui. Allora, sul riempimento mettiamo nessun colore. Aspettate, CTRL Z. Facciamo prima una linea di prova. Allora, anche se non si vede niente, basta andare qua perché adesso il riempimento, non abbiamo messo nessun colore, per quello non si vede. Invece noi selezioniamo colore contorno, mettiamo riempimento, ecco qua, nero. Così vediamo solo una linea. Fatto ciò, proviamo a fare l'ombra. Ecco qua, questo strumento qua ci permette di fare dei tracciati lineari. Sarebbe a zigzag. Aspettate, CTRL Z. Facciamo da capo. No, strumento penna. Se no è. Ecco qua. Adesso, con lo strumento tracciato, strumento nodo, selezioniamo questo nodo qua. E andando qui, rende il nodo curvilineo. Ecco qua. Alziamo un po' qua. In questo momento stiamo cercando di creare l'ombra sotto la mela. Ecco qua. Successivamente, selezioniamo la mela, facciamo duplica. Ecco
Poi andando qua sopra, noi possiamo abbassare il livello. Ecco qua. Poi selezioniamo entrambi, sarebbe la mela duplicata. Poi tasto Shift, selezioniamo anche la linea. E andiamo qui, facciamo tracciato, facciamo l'intersezione. Ecco. In questo momento, anche se mo non si vede, abbiamo fatto l'intersezione delle due immagini. Quindi, per vedere ciò che abbiamo fatto, dobbiamo andare su riempimento colore. Selezionare, dato che adesso ci ha dato lo stesso colore rosso, quindi è sovrapposto, basta scurire. Ed ecco qua, come per magia, abbiamo fatto l'intersezione de delle due immagini con l'effetto dell'ombra sotto la mela. Questa linea possiamo cancellare. Basta fare cance sulla tastiera. Poi, successivamente, facciamo l'ombra sotto qui. Anzi, prima ancora, dato che adesso più che una mela sembra un cuore, selezioniamo la mela rossa, facciamo strumento nodo. Selezioniamo questo nodo, facciamo rendi curvilinee. Ecco qua. Lo centriamo un po' e lo alziamo. Ecco qua. Poi prendiamo lo strumento penna. Selezioniamo, dov'è qua i colori? Qua c'è lo strumento preleva colore oppure lo possiamo prendere direttamente da qua. Clicchiamo col tasto sinistro, anzi no, facciamo CTRL Z, dobbiamo sempre prima disegnare, perché sennò è come se selezionassimi i livelli, quindi facciamo così. Facciamo tipo una B. Eliminiamo il contorno, colore contorno. Ecco qua. Successivamente spostiamolo un po'. Poi basta cliccare un'altra volta per ruotare. Facciamo strumento nodo, così da modificare i punti. Poi selezioniamo, tasto sinistro teniamo premuto. Abbiamo selezionato i due nodi centrali, facciamo rendili curvilinei. Ecco qua. Stringiamo un po'. Lo riselezioniamo così lo alziamo un po'. Poi facciamo la stessa cosa. Adesso creiamo l'effetto del in bianco del riflesso della luce sotto. Qua cambiamo il colore.
andando sul riempimento, mettiamo bianco, opacità al massimo, strumento nodo, li selezioniamo un'altra volta entrambi, rendili curvilinei. Dopodiché prendiamo lo strumento gradiente, lo selezioniamo, pigiamo in un punto, trasciniamo, selezionando il colore bianco, dobbiamo invertire i punti, adesso, allora, bianco, ecco qua, proviamo, ecco qua, è venuta un po' più complicata questa manovra, però ci siamo riusciti. Ecco qua. Poi selezioniamo e lo spostiamo sotto. Possiamo anche un po' rimpicciolire. Poi l'opacità, la diciamo sembra un 70%, mettiamo un po' più sotto, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Adesso facciamo un altro riflesso qua, sempre con lo strumento penna. Modifica nodi, selezioniamo questo, lo rendiamo curvilineo, spostiamo un po', e semplicemente poi lo opacizziamo solo, stavolta mettendo un 50%. Ecco qua. E adesso sta prendendo più forma la nostra mela. Adesso proviamo a fare altri particolari. Prendiamo lo strumento penna, lo selezioniamo il colore marrone, sbiamo un po'. Facciamo il torso, allora, facciamo una figura geometrica più o meno così. Ecco opacità al massimo, lo spostiamo. Poi selezioniamo lo strumento nodo, spostiamo così da combaciare. Ecco qua.
prendiamo un'altra volta lo strumento linea, facciamo l'ombra. Quindi tiriamo una linea retta. Adesso selezioniamo il primo che abbiamo disegnato, facciamo duplica, tasto destro, duplica, poi selezioniamo il secondo, tasto della tastiera shift, tenendo premuto il tasto sinistro shift, selezioniamo entrambi, poi andiamo qui sopra. Facciamo intersezione, così ci dà solo il contorno dell'intersezione. Fatto questo, andiamo a scurire. Ecco qua. Adesso facciamo in basso un altro dettaglio, sempre della mela. Ecco qua. Facciamo tipo come se fosse quasi una corona. Ecco qua. Casomai lo facciamo un po' più scuro. Strumento nodo, sempre per modificare un po' i punti dell'immagine. Adesso per farla andare sotto, basta andare qui, abbassa, che lo mette sotto il livello. Spostiamo un altro po' da centrarlo. Ed ecco qui. Adesso invece facciamo le foglie. Per fare le foglie creiamo prima due cerchi. Ecco qua. Casomai possiamo fare anche un colore più chiaro. Poi facciamo duplica. Lo spostiamo per vedere l'effetto. Mettiamo un po', li opacizziamo un po', sia il primo che il secondo. Ecco qua. E creiamo la nostra foglia data dall'intersezione dei due cerchi. E in effetti, selezionando il primo, Shift, selezionando il secondo cerchio, facendo intersezione, ci dà proprio la parte di intersezione che era comune ai due cerchi. E qui invece poi è facile, perché basta selezionare un colore, facciamo verde, l'opacità la rimettiamo di nuovo a 100. Oppure un altro trucco per selezionare da questa barra qua. Basta andare qui, cliccarci sopra e selezionare invece di Inkscape Default, che sarebbe di colori di default, possiamo fare tipo green e ci dà tutti i colori inerenti al verde, con tutte le sue sfumature. Quindi poi cliccando qua, vedete, si può fare direttamente una selezione anche più precisa del colore. Casomai selezioniamo questo qua. Poi che facciamo? Zoomiamo un po'. Facciamo duplica, perché così è un po' anonima come foglia.
Quindi facciamo duplica. E adesso la trasformiamo. Facciamo un colore più chiaro, così da risultare più bello. E questa qua passiamo a livello sotto. Vedete? Io adesso ho creato due foglie. Però noi che facciamo? Selezioniamo quella dietro, la ingrandiamo e questa qua invece la mettiamo un po' così. Vedete? Facciamo una foglia un po' più bella. Ecco qua. Selezionando questa prima foglia, prendiamo un'altra volta lo strumento penna, tiriamo una linea retta, sarebbe che selezioniamo solo metà della foglia, e possiamo fare sempre anche invece di fare il riempimento. Ecco qua, così vediamo meglio. Tra l'altro qua se facciamo stile contorno possiamo modificare anche la larghezza, vedete, della linea. Oppure addirittura pigiando, vedete, mo scrivo tipo un valore alto, 20, vedi? Vedete? Possiamo creare il contorno, lo spessore della linea più grande o più piccolo, in base alle nostre esigenze. Mettiamo due però. Ok, fatto questo, facciamo un'altra volta l'intersezione. Sarebbe, selezioniamo il primo, questo qua verde, che ci interessa. Facciamo duplica. Poi tasto Shift, selezioniamo prima questo, poi il secondo, facciamo intersezione, tracciato, intersezione. Ecco qua. Adesso per modificare basterà fare, leviamo, facciamo riempimento. Abbassiamo il colore. Poi sul colore contorno facciamo non voglio avere un contorno. Ecco qua, quindi andiamo sempre sul riempimento. E fatto questo, adesso per fare un effetto di sfumatura prendiamo un'altra volta il nostro strumento gradiente. Pigiamo col tasto sinistro, teniamo premuto. Anzi no, facciamo CTRL Z, pigiamo da qua sotto, casomai possiamo anche scurirlo un po'. Ecco qua. Mentre il primo colore. Ecco qua. O possiamo anche fare questo, possiamo fare. Selezioniamo il secondo. E il primo. Ok, ecco fatto.
noi se le andiamo a prendere, vedete che succede? Noi abbiamo creato un gradiente da sopra che fa questo effetto sfumato. Foglia dietro. No, va bene così. Ed ecco qua, abbiamo fatto la nostra foglia. Adesso, per spostarla, selezioniamo il tutto. Dato che sono molti livelli, come si fa? Che se io adesso prendo e sposto. Vabbè, un metodo è anche questo, che selezioniamo tutto e spostiamo, però di regola facciamo tasto destro, raggruppa. Vedete? Raggruppando ci ha creato un'unica selezione uguale per tutti. Così adesso possiamo spostare la nostra foglia. Ci clicchiamo un'altra volta sopra, la ruotiamo, cerchiamo di metterla in posizione un po' più, la ridimensioniamo pure un po'. Ecco qua, poi facciamo duplica, ne creiamo un'altra, la riflettiamo, la scaliamo, ah, tra l'altro, CTRL Z, premendo tasto CTRL e poi puntatore sinistro del mouse, vedete che c'è la modifica. In maniera che la scala mano a mano, senza scalarla in maniera libera. Ok, possiamo metterla qui. Ecco qua, abbiamo fatto la nostra mela. Adesso invece facciamo l'ombra sotto la mela, così da dare un po' più una prospettiva. Quindi prendiamo strumento cerchio. Andiamo qui, rimodifichiamo in Skip Default, prendiamo il colore nero, facciamo un cerchio nero. Ecco qua. Lo selezioniamo e qui ci sono i vari effetti di sfumatura. Vedete? Io se clicco qua mi fa una sfumatura lineare, mentre se clicco sul secondo mi crea una sfumatura radiale. Quindi noi che facciamo? Sempre col strumento se ci riclicchiamo sopra e lo appiattiamo e lo allunghiamo, così da creare l'ombra sotto. Lo spostiamo. Vedete? Modifichiamo un altro po'. Così abbiamo creato la nostra ombra sotto. Allora, uno la può mettere anche più tipo così, che sembra più che sta a terra. A me invece mi piace pure un po' più che si vede lo stacco. Fatto questo, adesso prendiamo lo strumento quadrato, anzi rettangolo per l'esattezza. Facciamo prima così, selezioniamo lo strumento, facciamo un azzurro? No, facciamo prima marrone, facciamo un marrone. Ecco qua, adesso in questo momento creiamo lo sfondo. Ecco qua, lo selezioniamo,
Poi, invece di abbassare un livello alla volta, tipo così, cliccando sempre, vedete, ce lo abbassa sempre. Noi possiamo anche fare questo qua, sposta in fondo, sarebbe che lo mette in fondo a tutto come livello. Ecco qua. Adesso vi mostro anche una cosa particolare, extra, che può essere carina da fare a livello grafico. Selezioniamo questa, il rosso, tutto il rosso della mela. Facciamo contorno, il colore del contorno, così da staccare un po'. Selezioniamo. Adesso è sul nero, noi invece lo spostiamo sul bianco. Andiamo su stile contorno. E aumentiamo, facciamo un valore di, ma non lo so, forse 10 è troppo. Vediamo con 10. No, forse anche 10 va bene. Facciamo 5. No, meglio 10. Facciamo 10. Poi selezioniamo anche questo. Zoomiamo prima. Questo qua lo abbassiamo. Facciamo anche questo, questa immagine qua, facciamo colore contorno, selezioniamo ed ecco qua. Stile contorno, facciamo 10. No. 5. Poi qua se vogliamo gli spigoli arrotondati, vedi spigoli, ma abbiamo selezionato questo qua, invece se andiamo qui ce li arrotonda, spigolo arrotondato, vedete? Facciamo zoom indietro. Se forse facciamolo un po' più piccolo, facciamo a 3. Sì, più bello. Adesso facciamo stessa cosa con le foglie. Colore contorno. In questo caso dobbiamo selezionare solo, ah, qua un altro strumento, livelli, vedete, per vedere tutti i livelli che abbiamo creato. Facciamo così. Anzi, in questo caso possiamo fare anche un'altra cosa. Dato che adesso li abbiamo raggruppati. Ah, eccoli qua dove erano. Vedete cosa serve il fatto di raggruppare? Che così noi possiamo selezionare proprio quello che ci interessa. In effetti a me mi serviva il livello sotto. Quindi, una volta selezionato, diciamo colore contorno. Ed ecco qua, facciamo stile contorno, lo aumentiamo un po', mettiamo a 6, facciamo sui livelli, facciamo eccolo qua, è questo, contorno. Facciamo anche questo qua stile contorno a 6. Ecco qui.
qui invece possiamo fare un'altra cosa, perché questo qua invece, se facciamo colore contorno, vedete cosa succede? Invece qui possiamo fare un trucchetto. Semplicemente facciamo una cosa molto semplice. Creiamo, anzi facciamo così, un quadrato. Facciamo un quadrato bianco. Inseriamo il colore bianco. Lo trasciniamo. Lo abbassiamo. E poi andando sullo strumento nodo, lo modifichiamo, modifichiamo la sua forma. Quindi possiamo fare così. Facciamo, una volta selezionato, facciamo da oggetto a tracciato. Così ci permette di modificarlo. Ed ecco qua. Ok, abbiamo fatto anche il contorno, ancora più semplice, del torsolo. Torniamo indietro. Adesso, per concludere, selezioniamo lo sfondo e ci creiamo un effetto più sfumato. Facciamo con il gradiente. Ecco qua. Andando sullo strumento tracciato, vi apparirà questa linea. Questa linea non è altro che la direzione del gradiente. Quindi spostiamo. E poi questo qua è il colore primario, che sarebbe qua, mentre quello là secondario, che va adesso sul trasparente. Cliccando sopra qua, lo modifichiamo e facciamo un qualcosa di più carino, diciamo un azzurro. Vedete? Ok, giusto un appunto. Cliccando qui sul nodo, modifichiamo, ecco qui, così da creare proprio, non fare errori grossolani. Ed ecco qui, abbiamo fatto la nostra mela. Adesso, per concludere, come facciamo a salvare il tutto? Molto semplice, basta andare qui, esporta, ci clicchiamo. Andando qui, cliccando qui, possiamo salvarla in qualsiasi cartella che vogliamo del nostro computer, mentre qui abbiamo i diversi formati. SVG, che sarebbe il formato di salvataggio di tutto il lavoro con i vari livelli. Poi abbiamo il PNG, il JPEG e poi il TIFF e anche in PDF. Io seleziono il PNG. Se vogliamo un diverso salvataggio, basta andare qui, cliccare
che sarebbe documento. Ah, ecco qua. Sarebbe in base a quello che noi vogliamo, possiamo selezionare la pagina. Quindi nel salvataggio ci darà sia questo qua che tutta l'immagine, mentre il documento, no, il documento salva il tutto, mentre la pagina vi salva solo il quadrato qui. Il documento vi salva tutto, sarebbe anche la fuoriuscita che ho fatto, mentre con la pagina vi salva solo il rettangolo. Però addirittura se noi vogliamo, facendo selezione, selezioniamo anche questo, questo, un po' di cose. Facendo selezione, vedete? Lui ci creerà l'immagine su quello che abbiamo selezionato. Facciamo Ctrl Shift, selezioniamo anche questo qua. Vedete che noi, anzi ricliccando, vedete? Io mo ho selezionato solo la mela, invece se clicco sull'ombra, vedi, lui ci crea l'immagine su quello che abbiamo noi selezionato. Oppure volendo possiamo trascinare il mouse, così. Ecco se, no, sempre sugli oggetti dobbiamo fare, che se no selezioniamo tutti i livelli. Io vi consiglio sempre di salvare pagina, così vi crea il salvataggio solo sul rettangolo e la mela. E poi basta cliccare qui esporta, e ve lo esporta. Ed ecco qui, questa è una mela fatta con Inkscape, con il programma vettoriale. Spero vi sia piaciuto questo tutorial e iscrivetevi al canale e ne farò sicuramente di altri. Grazie a tutti per la visione e un saluto. Ciao ciao!